Ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus dedicato alla cronaca sportiva. Torneremo sul trionfo di Jon Rahm alla Augusta Masters, primo major della stagione. Jon Rahm, spagnolo, che per la prima volta indossa la giacca verde e attraverso anche questo trionfo torna al numero uno del World Ranking. Ne parliamo con il nostro ospite di oggi, ovvero Marco Dalfiore, presidente dell'Associazione Italiana Giornalisti Golfisti, che saluto e a cui do il benvenuto. Grazie Marco per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito e sono tutto orecchie. Ecco, un Jon Rahm che è stato strepitoso nell'ultimo giro, ha staccato i suoi inseguitori, soprattutto Brooks Koepka, e ti chiedo innanzitutto se secondo te Marco può diventare a questo punto un serial winner per quanto riguarda i major. Beh, lo è, ha tutte le caratteristiche per esserlo, ha avuto una tenuta di nervi. La Augusta National, il Masters, è una specie di torchio nel quale chi è in testa nelle ultime giornate viene spremuto e soffre in maniera particolare. Abbiamo visto dei tonfi clamorosi, mi ricordo McIlroy un po' di anni fa, mi ricordo purtroppo il nostro Chicco Molinari qualche anno fa. Rahm è passato indenne in mezzo alle difficoltà dell'Amen Corner e non solo, giocando un golf perfetto e riuscendo addirittura a giocare sotto il par l'ultimo giorno, cosa che non capita molto spesso e capita solo ai grandi campioni. Campioni che devono essere attrezzati soprattutto dal punto di vista psicologico, dal punto di vista cerebrale. C'era quel tale che diceva che il golf si gioca in 20 centimetri tra un orecchio e l'altro, perché è tutto dentro lì che si gioca. E Rahm lì è molto ben attrezzato, oltre che dal fisico, perché a vederlo fa pressione. Se ti dà una sberla ti arrestano per vagabondaggio. Verissimo, verissimo. Eh sì, la frase di Bobby Jones, insomma, famosa, che riguarda proprio anche le doti mentali e non solo tecniche e fisiche che interessano il golf. Ecco, Jon Rahm, che è andato spedito nel quarto round, decisivi due birdie alla 13 e alla 14 che gli hanno consentito di mettere il turbo e di superare Brooks Koepka, che sembrava avviato in realtà alla vittoria dopo le prime 36 buche, invece poi si è un po' arenato. Forse anche un Mr. Slam, Mr. Major come lui soffre un po', il campo di Augusta, che, come hai ricordato tu, miete delle vittime illustri, e tra queste dobbiamo aggiungere anche Brooks Koepka. Certo, da quest'anno aggiungeremo Koepka, che era in testa dopo le prime giornate, aggiungiamo anche Holland, che era stato nei primi giorni come il favoritissimo e poi si è perso negli ultimi giri. Koepka, i maligni diranno che non è più abituato a queste sfide ai grandi livelli, perché da quando ha scelto il Liv come suo terreno di gara, probabilmente la sicurezza di passare il taglio, la sicurezza di avere dei premi garantiti ogni volta che mette il piede sul tee della 1, gli hanno tolto un po' di verve. Non lo so, so che però Koepka non è un parvenu, è uno che la giacca verde l'ha già messa e quindi evidentemente è attrezzato anche lui per vincere un major, per vincere soprattutto la Augusta Master, che però è sempre gara a sé, è sempre molto difficile riuscire a primeggiare, soprattutto quando lo vediamo in questo momento sullo schermo, le condizioni del tempo per buona parte della gara non ti aiutano granché. Il fatto che abbia piovuto in due giorni, addirittura siamo venuti giù degli alberi per il vento che c'era, vuol dire che anche quando ha smesso di piovere il percorso era in qualche modo diverso da quello che conoscevano i grandi campioni che l'hanno frequentato in passato. Certo, ecco, sì, un campo, insomma, diverso a causa proprio delle condizioni meteorologiche. E poi questa è una frase che si ripete tante volte: le ultime nove della Augusta nel giro finale costituiscono un po' un torneo a sé. Ecco, hai sollevato una questione molto interessante, Marco, che riguarda proprio la convivenza ormai all'interno dei major tra i giocatori del PGA Tour e quelli che arrivano dal LIV. Un punto di domanda che riguarda appunto Brooks Koepka: se
il fatto di partecipare alla Superlega Araba gli tolga un po' di competitività, non lo sappiamo, ecco, è difficile esprimerci, anche perché Kupčka sì, non ha vinto, però ha fatto bene, così come ha fatto bene un altro protagonista del Live Tour, ovvero Phil Mickelson, anzi un vero e proprio capolavoro, quello di Lefty nell'ultima giornata ha girato in uno stato di grazia e ha dimostrato ancora una volta che i campionissimi reggono ancora nonostante l'età, perché ormai ha 52 anni. Certo, per quanto riguarda il Live, dire che, che i campioni che giocano sul Live abbiano bucato il Master è dire un'inesattezza. Si sono presentati in 18 al via e 10 hanno passato il taglio, quindi vuol dire che sono ancora assolutamente in linea con il campo dei giocatori normali della PGA. Per quanto riguarda Mickelson, gli americani hanno sempre tifato per lui, ma Tiger ha dovuto vincere a mani basse per riuscire a portare un po' di attenzione su di lui e ha dovuto poi sopportare quello che ha sopportato negli ultimi anni, dalle ferri 7 in faccia della moglie agli incidenti stradali, per fare in modo che gli sportivi statunitensi si affezionassero a lui e adesso soffrono con lui, almeno quanto erano affezionati a Phil Mickelson. E forse proprio nel giorno in cui Tiger ha alzato un po' bandiera bianca, perché dopo i primi due giri, a metà del terzo, non ce la faceva più, e devo dire che da noi appassionati che lo abbiamo visto in TV zoppicare sui green, insomma, abbiamo sentito una stretta al cuore. Proprio in quel giorno lì Mickelson forse ha voluto far vedere che lui invece c'è ancora e che forse un po' di cuore gli americani possono dedicarlo anche a lui, anche se gioca su un altro circuito. Vero, vero, ecco, lo stiamo vedendo, Tiger, altro protagonista naturalmente della Augusta Masters, però lo hai detto, ecco, ci ha stretto un po' il cuore, ecco, quelle immagini di Tiger in difficoltà, anche se è riuscito in una nuova impresa, cioè a passare per la 23ª volta consecutiva il taglio alla Augusta Masters. Certo, ha dovuto alzare bandiera bianca sia per il maltempo che ha complicato la situazione, sia per le condizioni fisiche, che praticamente non solo gioca ma anche cammina con una gamba in meno dopo l'incidente automobilistico. Ecco, secondo te Tiger fa bene comunque ad essere presente a partecipare? Tornerà ancora alla Gasta? Oppure forse è meglio per lui alzare bandiera bianca definitivamente proprio? Non lo so, so che Tiger non è solo il giocatore che vediamo, Tiger è un'industria. Chiaro. Quando c'è Tiger in campo, i televisori di mezzo mondo si accendono per vedere cosa combina il campione. Tiger è un'industria perché se mettesse il maglione che ho su io adesso, il maglione che ho su io adesso diventerebbe un must in tutto il mondo, perché i bastoni che usa Tiger valgono più dei bastoni che usano gli altri. Quindi lui è un'industria, allora bisogna vedere fino a che punto lui ha la possibilità di fermarsi quando e come vuole. Quest'anno ha molto rallentato le sue apparizioni in campo. La domanda è sempre quella: è meglio ritirarsi quando si è al vertice oppure sfruttare fino in fondo l'onda lunga del successo? Lui al vertice lo è stato fino a un po' di anni fa, adesso non lo è più di sicuro. L'onda lunga del successo gli frutta sicuramente un mucchio di soldi. Non so se valga la pena di sporcare in qualche modo la sua immagine vincente con queste apparizioni. Io dico che ancor più che vederlo zoppicare sul green, la cosa che mi ha stretto il cuore è vedere che alla fine del secondo giro abbiamo dovuto aspettare che uno di quelli a pari merito a meno due sbagliasse un colpo per far rientrare Tiger nei giri finali del Master. Cioè, avrebbe potuto fare, perché poi si è fermato, il weekend solo per l'errore di un altro e non per la sua bravura. Chiaro, chiaro.
Ecco, ovviamente ecco, quando vediamo Tiger alla Lagasta Masters lo associamo a un'altra immagine, quello di Francesco Molinari, perché proprio testa a testa nel 2019 nostro Chicco ha perso l'occasione di indossare la giacca verde che poi è andata proprio a finire sulle spalle di Tiger. Ecco, secondo te nella prestazione comunque deludente, negativa di questa tornata, di questo 2023, incide ancora quel ricordo oppure no? Ci sono altri fattori tecnici, fisici che dobbiamo analizzare. Diventa molto difficile riuscire a entrare nei 22 centimetri di Chicco Molinari. Sono però abbastanza convinto che da dopo quel sciagurato quarto giro del Masters del 2019, Chicco non è più lui, non ha più giocato ai suoi livelli, ha avuto degli sprazzi, ma non è più stato lui. Adesso non so dirti se sia solo una questione psicologica, se sia una questione invece dovuta alla tecnica, all'allenamento, al numero di gare che affronta, al suo modo di immaginare la vita. Si è trasferito in America, prima si era trasferito in Inghilterra. Non so se tutto questo concorra. Mi fermo da cronista a segnare che da allora Chicco non è più salito sul gradino più alto del podio. Evidentemente qualche scoria questo lo lascia. Come posso dire, per incoraggiare Chicco, so che non ne ha bisogno dei miei, ma glieli facciamo lo stesso, per incoraggiare Chicco bisogna ricordare che anche Rory McIlroy, che dopo la sua sciagurata esibizione nel quarto giro del Master, fece un paio, 2 o 3 anni veramente molto difficili prima di tornare a buoni livelli, non in questo Master dove non ha primeggiato, però normalmente Rory in questo periodo è sicuramente uno degli uomini da battere su qualsiasi torneo. Chiaro, ecco, lo vediamo qua mentre cammina un po' sconsolato tra le mitiche azalee della Augusta National e possiamo proprio dire che Rory McIlroy è stata un po' la delusione anche di questo torneo perché si era presentato ai nastri di partenza in grande forma, ma poi si è afflosciato completamente. Ecco, e rischia secondo te l'Augusta di diventare un po' la maledizione della sua carriera perché in fondo la giacca verde è l'unico grande titolo, grande trofeo che gli manca. È probabile che la Augusta Nation, che quelle buche gli abbiano lasciato delle scorie nella sua mente, per cui tutte le volte che le affronta forse con una tranquillità, una spavalderia, inferiore a quella che invece sfoggia sugli altri percorsi dove normalmente lo ammiriamo e lo applaudiamo. È riuscito non alla Gasta, ma da altre parti, su altri percorsi, a cancellarle dalla sua mente. Alla Gasta probabilmente ci vorrà più tempo. Non è comunque l'unico, molti grandi campioni hanno sofferto la Gasta per il percorso, ma soprattutto per il clima, il pubblico, la pressione che questo crea. Eh sì, ecco, proprio per sottolineare anche quanto conti l'aspetto mentale in questo sport e quanti anni, quante stagioni ci vogliano per lasciare da parte le memorie negative. Ecco, a proposito di Europa, un'ultima considerazione, perché abbiamo parlato di Molinari, abbiamo parlato di McIlroy, quali indicazioni arrivano per quanto riguarda la Ryder Cup se pensiamo al Team Europe? Non esaltanti se guardiamo la classifica, il leaderboard definitivo della Augusta Masters perché dei primi 10 in classifica solamente 3 sono europei, naturalmente Ramm che l'ha vinto e poi Hovland e Fitzpatrick. Però possiamo dire che per la Ryder romana gli Stati Uniti sono nettamente avvantaggiati. Possiamo dirlo anche se vale sempre il discorso che vale in tutte le Ryder. Allora, questi grandi giocatori, come dico sempre io, ovviamente enfatizzando, giocano a minigolf, perché dal tee di partenza al green giocano tutti a livelli stratosferici. Poi quasi sempre tutti i loro tornei, tutte le gare, soprattutto la Ryder, si gioca sul green, si gioca con il putter in mano. E i green europei rispetto ai green americani sono molto diversi. Gli europei normalmente sui green europei giocano meglio, gli americani fanno un filo più di fatica.
Speriamo che il Marco Simone sia stato preparato con, come posso dire, con un occhio di riguardo alla squadra europea e che lì ci si possa rimettere tranquillamente in forma. Credo però che gli americani partono sempre favoriti, non è mai, c'è mai stata una volta in cui gli americani non siano partiti favoriti nella Ryder, però un mucchio di volte sono tornati, soprattutto nel volo di ritorno verso gli USA, con le pive nel sacco. Speriamo che Roma aggiunga un ulteriore episodio a questa storia. È vero, perché dal punto di vista tecnico e anche del ranking certamente partono avvantaggiati, così come hai ricordato lo sono stati sempre nella storia, ma poi emerge con quello spirito di gruppo, di coesione invece nella squadra europea che fa la differenza sempre nel nome di Severiano Ballesteros che abbiamo ricordato proprio a inizio di questo nostro focus. Marco, io ti ringrazio tantissimo per questo approfondimento, grazie per essere stato con noi e ti aspetto naturalmente perché la stagione del Grande Golf è appena iniziata, ci sono altri tre major e poi naturalmente la Ryder Cup di fine settembre, inizio ottobre a Roma, un evento veramente importante che l'Italia e Roma in particolare hanno l'onore di ospitare. Grazie ancora. Grazie a voi e a risentirci. Grazie. Ringraziamo allora Marco Dal Fiore, presidente dell'Associazione Italiana Giornalisti Golfisti. Si chiude qui questo approfondimento dedicato al golf, alla Gasta Masters, non la nostra programmazione, quindi dopo la pubblicità, mi raccomando, tornate con noi.